gli Amanda Palmer con Guitar Hero. Tu hai mai giocato a Guitar Hero? No, non ho mai giocato, però presente il gioco, deve essere molto divertente. Bene, io ho un'impedita assoluta, però era molto divertente. Ma non perdiamoci in ciance, perché abbiamo qua, come promesso, delle ospiti. Ciao. Benvenute. Benvenute. Buon pomeriggio. Ve le presento, abbiamo Antonella Castello, che è la direttrice editoriale della casa editrice AB Editore, e abbiamo Valentina Colafati, che è la traduttrice del libro di cui poi parleremo. Infatti, vi dico già, noi stiamo intervistando loro perché domani avranno un evento sul femminismo gotico di Charlotte Perkins Gilman, a partire da questo libro, che è una raccolta di racconti, Il glicine rampicante e altri racconti gotico-femministi, e anche noi oggi qui, insomma, partiamo un po' da questi racconti che mi sono piaciuti tantissimo, per farvi delle domande un po' sul gotico, sul femminismo, come si è capito. Quindi, insomma, benvenute ancora. Grazie. Allora, io premetto una cosa: mi piacciono tantissimo i romanzi gotici, però li conosco poco. Ma nell'immaginario collettivo del romanzo gotico la presenza femminile è molto importante, sia un po' come il oggetto dello spavento, no? Quindi era la donna che doveva spaventarsi in un'epoca vittoriana, e non l'uomo. L'uomo non poteva avere paura, l'uomo, di niente, ok? Ma era anche a volte il soggetto, cioè la donna che spaventava, che faceva paura. Sì. Perché la donna faceva paura alla società, tutto sommato. Allora, assolutamente, perché allora spaventava in quanto donna, quindi anche proprio nella società, tant'è vero che le donne in epoca vittoriana, o comunque le donne in generale in quel periodo, scrivevano sotto pseudonimo. Ecco. E scrivevano sotto pseudonimo maschile, e c'è un motivo per cui scrivevano sotto pseudonimo maschile: perché la donna faceva paura, come adesso un pochino, diciamo. Tanto più se è una donna che sa scrivere, esatto, quindi pensare. Esatto, una donna che sa pensare, una donna che si informa, che sa leggere, che mette fuori le proprie le idee, le espone, e quindi, insomma, ovviamente c'era poco spazio per loro in ambito prettamente editoriale. Questo era un escamotage che loro usavano, ma faceva paura anche come personaggi, quindi i personaggi femminili anche pre-epoca vittoriana sono spesso, appunto, i personaggi che fanno paura. Noi troviamo figure femminili vampiro. C'è uno dei il più conosciuto forse è Carmilla, sì, la donna vampiro, la paura dell'omosessualità, esatto. Prima di Carmilla in realtà troviamo un'altra donna vampiro in un raccontino molto breve di Roypak, si chiama l'autore. Il libro si intitola Non disturbare, il racconto si intitola Non disturbare, sono dei morti. Okay. Ed è la primissima figura di vampiro femminile che noi troviamo in letteratura. Questo racconto è del 1823, quindi è anticipa Carmilla, e quindi, appunto, anche qua troviamo donne che fanno paura, ma perché? Perché probabilmente l'uomo nel suo inconscio voleva, non so, mettere in guardia gli altri uomini, come per dire: sì, però guardate di cosa sono capaci. Esatto. E quindi questo è molto interessante. Sì. Sì, poi tra l'altro mi viene in mente anche la figura della strega, che poi ritorna anche in, esatto, uno dei racconti della Gilman. Esatto. Quindi abbiamo visto che molte donne scrivono sotto pseudonimo e magari non osavano neanche affrontare in maniera troppo esplicita però la condizione femminile del tempo. Parliamo soprattutto dell'Ottocento, inizio Novecento come periodo. Sappiamo che i ruoli di genere erano molto ben definiti, la donna era molto oppressa, quindi, esatto, anche per questo motivo che scrivevano sotto pseudonimo. Però la Charlotte Perkins Gilman di cui parliamo oggi si è differenziata molto rispetto alle autrici del suo tempo. Mi inserisco con grande gioia su questa cosa, perché lei è un'autrice e un personaggio completamente fuori di testa per quanto mi riguarda. Tanto cadono esagoni, okay. Abbiamo dei bambini ospiti qua dietro. Perché lei intanto decide di utilizzare il suo nome da donna, cioè lei è proprio, cammina tipo carro armato su tutti quelli che gli fanno delle critiche,
e decide di farlo nascondendo però le sue idee femministe in Bella Vista. Perché tra il gotico permette, c'è tutto un movimento di neofemminismo che riprende proprio questo genere che è il gotico femminismo, cioè il femminismo gotico, che cerca di capire perché le donne si sentano più a loro agio nel esprimere le loro idee in questa forma letteraria. È perché essenzialmente c'è possibilità di fare tutto. Tutto è valido e nessuno ti può dire che questa cosa non è possibile. Perché è letteratura finzionale ai massimi livelli, che fa comunque presa sulle nostre paure più profonde, però allo stesso tempo scrivendole tu dici che non esistono. Quindi gli uomini non percepiscono niente di quello che sta succedendo. Le donne, attenzione. Esatto, le donne invece si risentono protagoniste intanto, e lei decide di pubblicare con il suo nome da donna e non sotto pseudonimo proprio per essere inserita nella cultura letteraria importante, non nei romanzetti d'amore considerata qualcosa di poco conto. E in particolare il femminismo gotico permette di scardinare le retoriche di genere del periodo trasgredendo in tutti i modi possibili e immaginabili. Proprio la strega, che è appunto da Silvia Federici in poi, cioè, ne abbiamo parlato in grande modo, è quella che aveva una volontà. La strega ha una volontà, questa è la cosa folle. Nel libro parliamo, cioè, Gilman parla degli isterismi delle donne che appena volevano staccarsi dal ruolo di cura a cui erano predisposte erano considerate matte. E c'è un saggio gotico molto noto che è The Mad Woman in the Attic, che spiega tutta questa idea della matta nella soffitta, rinchiusa, tramite questa cura del riposo forzato, che poi ispira uno dei racconti cardini, che è la carta da parati gialla, che dà l'idea che appena tu hai un attimo, una botta di testa, devi essere chiusa in casa e pensare a quello che hai fatto, perché sei un po'... sei un po' agitata, la nevralgia, la malanconia, isterica. E per esempio quello che dice la Gilman è che questo medico, che è un medico reale, la carta da parati in realtà è un racconto autobiografico in parte, che l'ha confinata a questa cura di riposo forzato dicendo che doveva fare massimo 2 ore di lavoro intellettuale al giorno. Massimo. Non pensare che è meglio. Che no? Te fa male, no? Povera. Quindi sì, è un genere che comunque è stato poi utilizzato anche da molte figure femminili, non tutte sono state ancora portate in Italia, c'è ancora parecchio che si può dire, si può fare. E lei secondo me è veramente super interessante. E di lei parlerete un po' più approfonditamente domani? Io ho delle chicche sulla sua biografia, che io non sono un'appassionata di biografie. Mannaggia, poi ne parliamo, va bene. Non sono un'appassionata di biografie, ma lei ha una, c'è un in inglese è disponibile la sua autobiografia, che sì. È un mappazzone abbastanza grosso. Amava parlare di sé probabilmente. Amava parlare delle sue idee tramite sé. Che è sì. un passaggio un po' particolare. Sì. E nel frattempo ci sono sì. Annunci. Carla la cassa 4. e lei nasce in questa famiglia in realtà illustre, ma poi avrà una serie di sconvolgimenti che però lascio per domani a chi vuole venire alla presentazione. Diciamo che non si faceva mettere piede in testa ed è probabilmente uno dei personaggi più radicali del periodo. Wow. Anche nella morte. È anticonformista perché poi ovviamente quello che ha fatto Charlotte Perkins Gilman non è stato più ripetuto, penso, da nessuna, cioè fino almeno agli anni, che ne so, 60, 40. E ricordiamo che lei è vissuta a cavallo tra l'800 e il 900, dovrebbe essere nata nel 1860? 50, quindi comunque un periodo, ecco, non semplicissimo per le donne che stavano emancipandosi, ma comunque in molte parti del mondo, della società in generale, erano ancora molto oppresse. E ricordiamo comunque che Mary Shelley è, com'è, la madre, la maestra con l'M maiuscola del gotico e anche del romanzo horror, di paura, eccetera. Però anche lei all'inizio ha scritto sotto pseudonimo. Ma forse alla fine è riuscita ad affrancarsi. Sì, sicuramente. Sì, sicuramente Frankenstein è molto diverso dai racconti della Gilman. Per quanto Frankenstein io lo ami tantissimo. Sì, certo.
capolavoro. Forse nel Frankenstein si trova più la critica sociale, ma dal punto di vista scientifico, sì, per quello che poteva essere le scoperte scientifiche del periodo. Ma forse anche del diverso, diverso, della mostruosità, sì, perché non solo quindi la mostruosità, sì, al femminile, se vuoi, sì, ma tutti gli altri modi di essere mostri in una società che non, sì, ti vorrebbe diverso da quello che ti hanno imposto di essere. Esatto. Quindi è un po', esatto, più ampio come, come, sì, tipo di discorso. Esatto. Anche dall'emarginazione, esatto, sociale. Esattamente. Quindi, sì, la Perkins, diciamo, dà una visione un po' più ampia e più femminista, ovviamente. Certo, della, sì, chiaro. Quello che mi viene in mente è che sia un romanzo come Frankenstein, sia in realtà questi racconti di Charlotte Perkins Gilman riescono a comunicarci ancora molto oggi. Sono stati scritti tanto tempo fa, sì, ma ancora oggi nel 2024 sono attuali, ci comunicano tanto. Guarda, ci sono in particolare due che sono quelli meno godici, diciamo, che sono Se fossi un uomo e Quando ero una strega, sì, in cui il femminismo è proprio preponderante rispetto agli altri godici, in cui invece la scrittura è una scrittura a sé stante, non è un guscio vuoto riempito di femminismo. Nel secondo caso, cioè in Se fossi un uomo, diciamo che c'è questa donna, tipica moglie vittoriana, Molly Matheson, che si ritrova per dei motivi nel corpo del marito Gerald e vive tutta una giornata nel corpo dell'uomo. E ci sono dei messaggi che secondo me vengono trattati adesso, ma in questo caso sono più incalzanti. Cioè, in quante poche parole lei riesce a descrivere quanto è diverso essere uomo. Per esempio, poi fa esprimere tutte queste idee a Gerald stesso, perché lei è dentro la sua testa e fa anche tutta un'analisi dei vari piani di pensiero degli uomini e di quello che ti mettono davanti e quello che effettivamente pensano delle donne. E in Se fossi un uomo, la donna che si ritrova in tasca dei soldi ha accesso a tutto un sapere di economia e di liberazione finanziaria in un semplice gesto, ma anche quando dice come mette i piedi a terra senza il tacco. Ci stanno dei piccoli dettagli che fanno tutto, secondo me, in quel racconto lì. Alcuni critici hanno considerato anche questa una prima forma di disforia di genere in letteratura, che prendere, sì, cioè, prendiamo con le pinze, perché ovviamente non è il punto saliente del racconto, ma può anche calzare bene come rappresentazione del passaggio, di come ti senti a tuo agio effettivamente in un corpo che ti rappresenta. Beh, mi viene in mente Christine de Pizan, di cui abbiamo parlato alle svelate, che sognando di essere uomo, proprio ha fatto un sogno sognando di essere uomo, e disse che si sentiva leggera. È uguale a quello che diceva, esatto, esattamente. E mi viene in mente anche il link di Virginia Woolf, che in Una stanza tutta per sé, esatto, racconta proprio di come, esatto, l'autonomia economica possa completamente cambiare la vita di una donna, proprio perché si sente autonoma e quindi libera di poter spendere chiaramente i suoi soldi come vuole, ma soprattutto di fare di sé ciò che vuole. Non dipende da nessuno. Esatto. Se vogliamo trovare altri spunti letterali, così, ve li metto a manciate, vedi le biografie che aiutano. Allora, in realtà come spunto biografico con la Woolf, vai, c'è il suicidio. Ora, lo mettiamo così, è un tema meno divertente, però questo, certo, è. Però la differenza è che la Gilman si suicida come atto politico. Okay. Cioè, lei è una supporter, poi questo lo spiegheremo meglio domani, però è una supporter dell'eutanasia per malati terminali, in un momento in cui proprio non si veniva proprio a considerare, cioè, questa idea, certo, avantissima, certo, cioè, era fortissima. E lei, nel biglietto che lascia, nell'autobiografia, praticamente scrive che preferisce una dose letale di cloroformio, con cui poi si uccide, al cancro, perché le viene un cancro al seno, okay, per avere controllo. Cioè, lei fino alla fine vuole avere controllo. E questo, con la Woolf, comunque si ripigliano. Certo, certo, c'è una base di depressione di là, è molto più complicata. Certo. Beh, era veramente una donna molto radicale, anticonformista al massimo. Abbiamo anche una mezza relazione saffica nella sua biografia. Ah, beh, questo allora, la lascio per domani. Allora, devo Darianna andare. La racconterà. Ciao, arrivederci, me ne vado. Ciao. Che lei definisce di amore ma non sesso. Vabbè, vorrei parlarle, cerchiamo di approfondire questo argomento, purtroppo spiritica. Non si può più, esatto, seduta spiritica per tornare al discorso gotico.
Vi ringraziamo tantissimo per essere intervenute quest'oggi. Grazie a voi, perché è stato un piacere. Ricordiamo l'appuntamento di domani. Domani, venerdì 10 maggio, alle 12.45 in sala Avorio, per approfondire quello che abbiamo iniziato a introdurre qui oggi, quindi Charlotte Perkins Gilman e femminismo gotico. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.